si torna con il calcio a 5 provinciale, la Serie D e il palcoscenico del palazzetto San Valentino di Cisterna diventa anche per questo sabato, il primo di novembre, primo fine settimana, terza giornata del campionato provinciale di Serie D. Il Real Quadrifoglio del presidente Thomas Martino ospita l'Antonio Palluzzi. Lo scambio con Ponzo, poi la prima battuta a rete, ancora poi ribattuta e ci prova dalle prime incursioni, dai primi secondi. Possesso palla che torna alla formazione di casa con Ponzo, un gioco di gambe, poi il tiro e c'è il gol del vantaggio. Ci pensa subito Ponzo a cambiare il volto al risultato. Real Quadrifoglio in vantaggio nel cerchio centrale del campo, si fa strappare il pallone da Caiola, prova la soluzione, poi palla a terra, ma c'è il fallo. Ha creato le migliori fortune non solo delle squadre con cui ha militato, poi il tiro, la ribattuta da parte del portiere Desei, pallone che termina sul fondo, Cacciotti lo rimette subito in avanti, Cantarelli, Caiola mette un po' i brividi, si è girato prontamente, si intende Caiola, Marconi prova dalla distanza, ci mette una mano Tesei sicuro sugli 11 metri, poi c'è Cerbara, corregge per Marconi, prova la ribattuta di Tesei, Portas in mezzo, c'è Iannella, subito scambia con Iannella e poi Portas, il gol del raddoppio del Real Quadrifoglio. All'indietro tocca Marconi, Caiola, Marconi, esce Tesei, gli chiude lo specchio, Nella che adesso mette giù, poi Ponzo carica il tiro dalla distanza, di poco, sopra la traversa, da quella posizione parte Marconi, il tiro ribattuto ancora da Tesei e poi Caiola in una seconda battuta, Marconi in mezzo, il tiro da parte di Baglioni in avanti, Cantarelli lo mette giù, Ponzo prova, si gira a correggere il pallone, Cerbara ancora, Caiola la mette in mezzo, il tiro da parte di Baglioni ribattuto da Tesei in mezzo, ancora Cerbara, morbidamente la mette in rete toccando prima il palo, il pallone e poi finendo alle spalle di Tesei beffandolo in questa maniera. Lo specchio fuori dalla, ancora Caiola prova rabbiosamente, Perez avanza, accelera, poi si accentra e il gol di Xavier Perez per il 3-1 del Real Quadrifoglio. Pizzoli, ancora Marconi, Caiola spara la porta, prova Marconi il tiro deciso, Pizzoli piacente in mezzo per Perez che si libera di Cerbara, la mette in mezzo, Iannella è libero, 4-1 Real Quadrifoglio. Marconi, Cerbara, Caiola si gira, prova a fil di palo dove trova Tesei, palla sul fondo, Tesei, Perez, Iannella, Perez in mezzo di prima intenzione sopra la traversa, fermato da Cerbara, quinto fallo dall'Antonio Palluzzi. Pizzoli e Cacciotti ci mette le mani respingendo, Baglioni recupera Iannella, lascia all'indietro Cerbara, il gol 4-2. Non arriva sul pallone, sfila sul fondo Cacciotti, Caiola si avvita, scivola e poi il tiro da parte di Cantarelli finisce sulla traversa, lascia Iannella all'indietro, Fofanà, ancora Iannella, prova con il destro, adesso il tiro di Cantarelli, Cantarelli, Marconi si accentra, prova il destro, anzi il sinistro, deviazione di Tesei, calcio d'angolo, Fofanà va a recuperare il pallone, attende l'inserimento di Perez, il palo, poi riesce ad andare via, un po' maldestro Marconi, il tiro di prima, gioca per Perez, serie di finte e sull'angolino basso trafigge Cacciotti per il 5-2. Ponzo, Perez,
Cantarelli, prova anche la fiondata, ribattuta da Tesei, ancora Caiola insistentemente, prova verso Cantarelli, Caiola e poi Cerbara, il tapin vincente non si concretizza, distanza in corsa per lui, poi c'è il tiro sicuro e c'è la palla che sbatte prima su Piacenti, c'è una carambola su Tesei e c'è e la terza marcatura dell'Antonio Palluzzi di due Piacenti e poi Cerbara accorcia le distanze e ancora Mario Cerbara la rimessa laterale, Caiola scarica all'indietro, Marconi ci prova dalla distanza, c'è una serie di deviazioni ma centralmente Cerbara da terra, Perez si libera di Cantarelli, poi si libera anche di Cerbara, il tiro di Perez, Cantarelli, Pizzoli, Iannella, Ponzo, Iannella il tiro, poi ribattuto da Rossi, allontana Cantarelli, seguiamo Marconi. La capolista, la rincorsa di Marconi, il tiro, ci mette Tiziano una pezza, Caiola insiste, Caiola con Marconi, Caiola, poi il tiro che vale il pareggio da parte di Baglioni. Ponzo, il palo sulla conclusione di Tiziano Ponzo, calcio d'angolo, Pizzoli all'indietro centralmente per Ponzo, serie di finte, carica il destro, ci mette le mani Cacciotti, da lontano il pericolo, in mezzo Iannella, si avvita Ponzo, arriva Iannella, il tiro, Cacciotti rispinge anche con il volto, poi riparte subito Antonio Palluzzi con Cantarelli, si perde tutta, palla messa all'indietro, arriva Perez con il mancino e Ponzo, poi va a battere a rete, c'è la deviazione, Caiola gli porta via il pallone, se ne va, la scivolata di Iannella, il pallone messo in mezzo, si avvita Cantarelli, Iannella, il tiro, c'è Cacciotti che respinge per il Real Quadrifoglio, Portas, Perez, il palo, scivola, non c'è fallo da parte di Perez, scarica per Iannella, ancora Perez, prova a calciare, Perez, Ponzo dalla distanza, Cacciotti, tutta rinculata all'indietro, l'Antonio Palluzzi, Portas, Perez, e poi la deviazione di Cacciotti, Ponzo, Perez, Perez, Cacciotti, Ponzo, arriva Portas, prova in mezzo, l'angolino basso per il gol del vantaggio per il Quadrifoglio, 6-5, Cerbara, respinge Perez, sale Portas, Ponzo, serie di finte, poi va a calciare, arriva al recupero provvidenziale, Siniscalchi, Cerbara, Cantarelli, si avvita, Cerbara, Marconi, rizzato, l'arbitro, Cantarelli, San Germano, allontana, Caiola centralmente, spara alle stelle, va per Caiola, per vie centrali, Cerbara attende l'arrivo di Marconi, brividi, Caiola, Marconi il fendente, recuperato il pallone da Cantarelli, se ne va Ponzo, è un 3-0, Ponzo per Iannella, 7-5 Real Quadrifoglio, proprio allo scadere arriva il gol che mette comunque fine a questa contesa, il Real Quadrifoglio batte l'Antonio Palluzzi 7-5.